Il problema UFO è innanzitutto legato alla diffusione delle notizie, diventando quindi una questione gestita sin dal 1947 dai servizi segreti statunitensi. Il potere doveva cautelarsi, occultando informazioni indesiderate attraverso una strategia del silenzio. Ma gli UFO continuavano a manifestarsi e tracce misteriose comparvero sui radar della NATO. Hans Petersen, direttore del controllo militare di traffico aereo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1954 localizzò gli intrusi sul radar e ordinò di intercettarli. Un giorno uno dei miei uomini ai radar mi chiamò e mi disse: «Maggiore, anzi capitano, perché all'epoca ero capitano, abbiamo qualcosa sugli schermi che vola ad una velocità di 18.000 km l'ora». Impossibile, nessun velivolo può raggiungere quella velocità. Quindi andai a controllare ed era vero, andavano 18.000 km l'ora. E improvvisamente, dopo un po', smisero di muoversi. Erano stazionari nel campo visivo del radar, arrivavano e sparivano. Un momento c'erano e il momento dopo, nella battuta successiva del radar, non c'erano più. Contattai immediatamente il responsabile del controllo aereo e il comandante della base, che presero atto della situazione, ma non volevano convincersi. Io gli dissi: «Datemi 4 aerei che li faccio intercettare». Ok. A tratti vedevamo una ventina di oggetti sull'aeroporto e poi, dopo pochi minuti, soltanto alcuni. Dato che c'era la nebbia, degli operatori dissero: «Oh, è stata l'inversione termica, un fenomeno meteorologico», ma non era vero. In seguito abbiamo provato che non si trattava di inversione. Alle 11 c'erano 4 oggetti in pista pronti a partire e appena la nebbia si sollevò, i nostri aerei poterono decollare. In quel momento c'erano 12 oggetti intorno alla base e non appena comunicai via radio ai piloti: «Siete abilitati al decollo per l'intercettazione di oggetti non identificati», 10 degli oggetti scomparvero dagli schermi radar. Nella battuta successiva del radar c'erano solo 2 tracce sugli schermi, una a 10 miglia a nord e un'altra a 12 miglia a sud della base. Mandai una coppia di intercettori a nord e una coppia di intercettori a sud. Rivolgendomi alla prima coppia di intercettori comunicai: «Il vostro obiettivo si trova a 5 miglia, ore 12, cioè esattamente davanti a voi, altitudine sconosciuta. Lo vedete?» Non feci in tempo a dirlo che scomparve. Poi mi rivolsi all'altra coppia e dissi: «Distanza 5 miglia, ore 12, altitudine sconosciuta». Scomparsi. Era chiaro che ci ascoltavano. Lo Stato Maggiore della NATO decise di avviare il programma europeo di studio sugli UFO. Il rapporto finale, intitolato The Assessment, la valutazione, fu completato nel 64. Robert Dean fu dislocato presso lo SHAPE, il comando supremo delle forze alleate in Europa. Fui assegnato allo SHAPE nel 1963. Il mio primo incarico lì fu presso l'ufficio operazioni. C'era uno studio in corso classificato COSMIC, cioè coperto dal massimo livello di segretezza, che era stato avviato nel 1961 per verificare se esisteva una minaccia nei confronti delle forze militari alleate in Europa. Cosa aveva reso necessario lo studio? Era stato richiesto perché all'inizio degli anni 60, anzi anche verso la fine degli anni 50, c'erano stati incidenti ad alta quota causati da formazioni di grossi oggetti metallici di forma circolare ad elevatissima quota e velocità sull'Europa centrale. All'epoca pensavamo che appartenessero ai sovietici e loro invece pensavano che appartenessero a noi. Eravamo già stati sull'orlo di un conflitto varie volte a causa di questi oggetti volanti. Cosa significava livello di segretezza COSMIC? Il livello di segretezza COSMIC Top Secret è il più elevato in uso presso il comando SHAPE della NATO. Credo che esista ancora ed è perfino più elevato di Top Secret. Chi richiese lo studio? Qual era il suo contenuto? Fu richiesto dal maresciallo dell'aria Sir Thomas Pike e durò 3 anni. Le conclusioni raggiunte erano incredibili. Gli ufficiali superiori dello Stato Maggiore di SHAPE furono stupefatti dai risultati della valutazione.
I risultati furono che da molti anni il nostro pianeta era oggetto di accurate ricognizioni da parte di diverse civiltà extraterrestri, certamente da centinaia di anni, o forse ancora più indietro nel tempo. E venivano condotte da intelligenze superiori che si avvalevano di tecnologie avanzatissime. Queste tecnologie erano almeno 1000 anni più avanti anche rispetto alla nostra immaginazione. Erano così complesse, così progredite, da sembrare magiche. La conclusione dello studio fu che questi alieni non dimostravano intenzioni malevoli o ostili, perché in caso contrario non avremmo potuto farci proprio nulla. C'era un voluminoso allegato che trattava di un incidente avvenuto ad un UFO nella Germania settentrionale, vicino al Mar Baltico. Era caduto proprio vicino alla linea di demarcazione tra il settore sovietico e quello britannico. Questo disco aveva un diametro di 30 metri ed uno spessore di 5 metri. All'operazione di recupero partecipò un battaglione del genio dell'esercito inglese e i tecnici, in qualche modo, riuscirono a capire come smontarlo. Penetrarono all'interno del velivolo e lo suddivisero in varie sezioni che trasportarono su furgoni chiamati lowboy. Da quanto appreso, lo consegnarono agli americani. Apparentemente c'era un equipaggio composto da 12 membri. Erano piccole creature grigie con grandi teste. Quando conclusero l'indagine nel 1964, pubblicarono 15 copie. Gli assegnarono il massimo livello di segretezza, ovvero il Cosmic Top Secret, con una classificazione di riservatezza, Eyes Only, cioè solo in visione, e Need to Know, diritto di sapere. Una copia venne consegnata al segretario generale della NATO, un'altra era in possesso di Lyman Lenders, comandante supremo delle forze alleate. Le altre vennero consegnate alla maggior parte degli alti ufficiali rappresentanti i paesi NATO. Ogni nazione alleata in Europa ha un ufficio, un ente o un rappresentante di alto livello che si occupa di ricerche sugli UFO. Eravamo in un'epoca di guerra fredda. È ovvio che la scoperta di tecnologia e occupanti extraterrestri venne ritenuta dal presidente Harry Truman e dai vertici militari americani rispetto allo scacchiere europeo un problema troppo delicato per essere reso pubblico. Non sarebbe stato concepibile rischiare di innescare una reazione popolare di fronte a rivelazioni di questo tipo. Ed era impossibile che a beneficiare di informazioni su tecnologie avanzatissime fosse l'altra superpotenza in piena corsa agli armamenti. Ecco perché la situazione finì nelle mani dell'intelligence. Quando affermano che è necessario mantenere questo problema riservato perché si tratta di un problema di segretezza nazionale, penso che ne abbiano le ragioni, in primo luogo dovute alla mentalità nata dai wargame, i giochi di guerra simulati al computer che iniziarono dopo la Seconda Guerra Mondiale. Avevamo imparato a combattere le guerre al computer e avevamo scoperto che ci sono delle regole da rispettare, che alcune cose non si possono fare, altrimenti bisogna mettere da parte il computer e allora finisce la simulazione. Una di queste cose è stata l'introduzione di un nuovo ed inatteso sviluppo tecnologico e quindi gli UFO rappresentano proprio questo, cioè prospettive e capacità tecnologiche rivoluzionarie. E nei wargame la parte che si avvale di questi nuovi mezzi riesce sempre a vincere la battaglia. I francesi riuscirono a vincere una guerra grazie all'introduzione delle staffe che invece gli inglesi non utilizzavano. Questo rappresenta un grave pericolo per ogni potenziale nemico che deve preoccuparsi della natura di questa tecnologia e di quanto potrà nuocergli. In questo senso diventa un problema di sicurezza nazionale perché rappresenta gravi implicazioni per qualsiasi nemico. Qualsiasi cosa faccia
A questo punto diventa un atto di guerra. Per molti anni il problema è stato la guerra fredda. Non volevamo che i sovietici sapessero quello che noi sapevamo, ma poi abbiamo scoperto che praticamente i sovietici ne sapevano quanto noi. Le conseguenze derivate dall'indagine erano così incredibili che venne deciso che queste informazioni non potevano essere diffuse perché avrebbero avuto un effetto devastante sulla popolazione dell'Europa e degli Stati Uniti, in realtà su tutto il mondo. Cioè, eravamo osservati da civiltà extraterrestri altamente evolute. Una delle conclusioni principali fu che una di queste civiltà aveva un aspetto identico al nostro, e questo preoccupò molto il quartiere generale dello SHAPE, perché divenne ovvio che questi alieni avrebbero potuto indossare un uniforme, una giacca e una cravatta, sedersi accanto a te al ristorante o sull'autobus e passeggiare beatamente per SHAPE, e nessuno se ne sarebbe mai accorto. In una riunione al Pentagono, la CIA decise di attuare un piano, ossia un ampio programma di informazione che integrasse gli sforzi di tutte le principali agenzie governative, avente due scopi principali, la divulgazione e il depistaggio. Il depistaggio doveva ridurre l'interesse del pubblico sugli UFO. Le forze armate ricevettero l'ordine di raccogliere e valutare i rapporti degli avvistamenti di UFO e di rilasciare solo spiegazioni volte a depistare il pubblico. Secondo il regolamento AFR 200/2 dell'aeronautica statunitense del 26 agosto 1953, era severamente proibito divulgare informazioni ai mass media prima che l'oggetto volante fosse stato identificato. La direttiva JANAP 146 dello Stato Maggiore della Difesa stabilì che i rapporti sugli avvistamenti UFO rientravano nella categoria MERINT e quindi riguardavano la sicurezza nazionale ai sensi della normativa antispionaggio, che proibisce la trasmissione o la divulgazione non autorizzata di qualsiasi informazione, atto punibile con la reclusione fino a 10 anni. Il comandante Bethune ha avuto modo di sperimentare questa direttiva. To my knowledge there was no... Per quanto ne sappia, non è stata svolta nessuna indagine approfondita sul nostro avvistamento. Quando atterrammo alla base in Canada, un capitano dei servizi di informazione dell'esercito ci attendeva per interrogarci. Ci interrogò e poi stilò un rapporto. Successivamente venni a sapere che era stato inviato alla base di Wright-Patterson. Fummo allora trasferiti alla base navale nel Maryland, il centro sperimentale nei pressi di Washington. I servizi di informazione della Marina ci presero in consegna e ci venne chiesto di stendere un rapporto, che venne poi inoltrato al Ministero attraverso i canali ufficiali, e gli uffici competenti della Marina lo passarono poi a quelli dell'aviazione. Quindi le indagini venivano svolte essenzialmente dall'aeronautica. Loro ricevevano tutti i rapporti degli avvistamenti effettuati dal personale militare, poi procedevano alle successive ricerche. Non era veramente un avviso, era il modo in cui ci venne detto di non parlarne. La mia impressione era che si trattava di una di quelle cose di cui non avrei potuto parlare neanche con mia moglie. Quindi direi che era questa l'impressione che ci venne data dagli ufficiali di intelligence che ci interrogarono. Il comandante del nostro gruppo mi chiamò e mi chiese di descrivergli l'avvistamento e mi indusse a pensare che era una cosa di cui non dovevo fare parola con nessuno. Non è che stessero cercando di mettere in dubbio il nostro avvistamento o discreditarci, era solo che non dovevamo parlarne con nessuno. Comunque la si voglia mettere, non fu un ordine, ma mi consigliarono di tacere.